Allora, c'è o non c'è? C'è o non c'è? Andiamo nel portafoglio. Il tempo di... Vedi? Ecco, questo qui è il bollo della macchina. Per farle capire, allora, così mi interessa. Che, ho capito, per farle capire che sono una che paga le cose, non è che sono un defraudatore della società. C'è da pagare il bollo, lo pago. Bravo. Qua. Allora? C'è da pagare la luce, la pago. C'è da pagare il televisore, il canone della televisione, lo pago. E non ho il televisore, tanto per farmi. Ma non dica stupida, vabbè, già, ho già capito, va, il biglietto non ce l'ha, le faccio la contravenzione e la chiudiamo lì, va. La contravenzione. Cioè, proprio per la... può essere che sia questo. Questo, cioè 20 minuti per farlo saltare fuori? Tanto lei che doveva fare? Doveva andare a una festa. Comunque questo biglietto è pluritimbrato. Eh? È stato timbrato più volte questo biglietto. E si vede che l'ho pagato di più. Dica stupida, guarda, questi biglietti costano tutti la stessa cifra. Mi spiace, ma le devo fare la contravvenzione. Cioè, non me l'ha venduto un suo collega come abbonamento? Non credo proprio, non credo proprio che i colleghi... Uno dice una cosa, lì, allora, dice il contrario. Comunque, se lei è ignorante, non è colpa di nessuno. Oh, ignorante, glielo dice a un'altra persona, non a me. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo. Voilà. Allora, lei è un imbecille nel senso che è imbelle... Allora, basta adesso, per favore. Chiudiamola qua. Chiudiamola qui, che ecco, meglio, mi dia le sue generalità, piuttosto. In generale sto così e così. Senta, non faccia lo spiritoso, per favore. Cos'è successo qua? Niente, non c'è il biglietto. Ahia, brutta. Il biglietto bisogna averlo. Certo che bisogna averlo. Gli dia una bella multina. Senta, per favore, già è difficile, se viene qua anche lei è un disastro, per favore. Ora si aggregano tutti. Dalla multina. Non si aggrega. Allora, venga qui. Dalla multa. Nome e cognome, avanti. Avanti, su, risponda. L'ha scritto. No, l'ho scritto, non ha detto niente, l'ho scritto. Ho visto che scriveva. Ecco, detto, allora come faccio? Me lo immagino. Allora che cosa sta scrivendo? Cose mie, va bene. Neanche mi conosce, già scrive. Neanche sono qua a perdere tempo. Per favore, io non sono qua a perdere tempo. Se è da perdere tempo, vado a vedere gli scavi, per favore. Un po' di rispetto per chi ha lavorato e ha fatto la guerra. Basta però adesso. La guerra ce n'è stata, basta. Non è che tutti i giorni c'è la guerra. Avanti, allora. Allora, come nome e cognome? Sta a te questo qua. Ha scritto la prima, lo dico piano perché magari non... Che cosa? È stato... Come si chiama? Che cosa? Sta ascoltando me. Certo. Però non mi guarda. E allora... Aieie. Cosa? Aieie. Lei si chiama Aieie? Aieie. Lei che ha fatto la guerra, ha sentito mai uno che si chiama Aieie? Io ho sentito. Ma non dica stupida. Sentito. Ma per favore. Nel 41 sì, l'ho conosciuto. Sì, nel 41. Vabbè, Aieie, sentiamo come si scrive sto Aieie. Sì, suo nonno. Aieie si chiama Ilunga Aieie. Due volte si ripete. Aieie. Sì, un nome che si moltiplica ogni volta che lo si parla. Aieie. Dica il cognome, con un nome così chissà il cognome, Sentiamo. Aieie. Aieie. Bravo. Cosa? Brazorf, Aieie Brazorf. Cioè si chiama Aieie Brazorf. Cioè la mamma marocchina e il papà serbo-croato, Ma non dica stupidate, non si vede che si sono. Ma pensa a te. Conosciuto. Non l'ho proprio mai sentito. Aieie, vammi a prendere le sigarette, mai sentito. Neanch'io, mio padre non fuma. Continui a farlo spiritoso, Mi faccia vedere un documento di identità, va? Documento, per favore. Per favore, vada a vedere, gli ho detto gli scavi, quello che vuole. Le lampadine, le lampade. Ma che? Sono vecchio, sono mica rincoglionito, Ma! Ho capito. Allora, mi dia se vediamo se si chiama Aieie Brazor. Sì, ma qua non c'è dentro niente. È vuoto. Vabbè, ma hanno fregato il documento. Ma cosa c'è? Non gli ha toccato niente. Ha toccato lei, ma ha fatto sparire il documento. Chi è stato? No. Porca miseria. Ah no, devo fare l'altra fila adesso, in posto. Come frega? Mi ha fregato i documenti. Uno sta lì sul tram e si sente toccare e pensa che è uno che si vuole divertire, invece gli fregano il documento. Ma non dica stupidità, le fregano il documento e le lasciano il portadocumento. Sono diventati bravissimi adesso. Non dica stupidità. Tenga qua, tenga qua. Adesso andiamo in questura, glielo faccio vedere. Questo qua. Attenzione, ti porto sempre, ti porto sempre. Che cosa deve essere, vai?
Ma cosa stai dicendo? Sto facendo il mio mestiere, io, caro, sono un poliziotto. Poliziotto, sì. Io sono un poliziotto adesso. Metti qualche verbo e si capisce anche. Allora, ci sono in giro gente criminale, gente che ha ship vecchi, ship. E cosa c'entra? Sono allora, che cosa? Stai parlando nella lingua natia, stai parlando? Ma guardate questo qua. Gente che sfrutta, chi ha lavorato. Ma stia zitto questa storia del lavorato. Vergognati. Vergognati a me. Sì! Ma vergognati tu! Guarda, ma porco Giuda! Non potevi dirlo subito, non ce l'ho il biglietto, non potevi? Sì, e tu mi lasciavi andare. Ma sì, chiudevo un occhio, va via! Non ce l'ho il biglietto. Adesso! Aieie Brazor! Ma pensa a te! Ah, mi fai pena, vai via, va anche tu. Ma mi dia del lei, che sono mi dia anziano, del lei. Vai, del cric e croc. Cric e croc. Ma pensa a te. Non devi dai, di là perché... andare. Oh, porco Giuda. Pirla! Cosa? Se ci prendo!